Nel corso di una chiacchierata tenuta su Clubhouse poche settimane fa, Elon Musk aveva annunciato che una scimmia stava controllando un gioco con la mente grazie a Neuralink. Vi sembra assurdo? Beh, non lo è. Prima di proseguire, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun nuovo video di Everyeye.it. Ma partiamo dall'inizio. Neuralink è una tecnologia in grado di tradurre l'attività cerebrale in dati digitali e di comunicare tramite Bluetooth a bassa energia con computer, smartphone, tablet e altri dispositivi. Questa sua peculiarità è il vero punto forte del prodotto, come detto anche dallo stesso Elon Musk, che ha affermato di vedere in Neuralink una sorta di Fitbit nel cranio con tanti minuscoli cavi. Attraverso un breve post da poco pubblicato sul blog ufficiale di Neuralink, il CEO di Tesla ha diffuso un video in cui parla delle ultime novità su cui si stanno concentrando gli ingegneri. A spiccare sono però le immagini che mostrano un primate di nome Pager intento a giocare a Pong con la mente, mentre Neuralink registra le sue attività cerebrali durante la partita. Grazie a questi dati è stato possibile utilizzare l'apprendimento automatico per anticipare dove Pager avrebbe spostato il controller fisico. Poco dopo è stato possibile prevederlo con precisione prima che i movimenti fossero effettivamente effettuati. Solo in seguito sono stati eliminati i controller fisici e l'animale è stato in grado di giocare a Pong con la sua mente. Il narratore afferma che attualmente Pager ha due dispositivi Neuralink impiantati nel cervello, che leggono la sua attività cerebrale e la decodificano tramite un computer. Musk in una serie di tweet ha annunciato che i primi prodotti Neuralink saranno disponibili per le persone che soffrono di paralisi, che potranno così utilizzare dispositivi elettronici con la mente. Successivamente l'obiettivo è di consentire ai paraplegici di camminare nuovamente, un traguardo ancora lontano, ma che migliorerebbe enormemente la qualità della vita delle persone affette da questi problemi. Ora, come sempre, la parola passa a voi. Cosa ne pensate della tecnologia Neuralink? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.